Mi sa che sono, eh. Allora, buonasera a tutti. Quest'oggi per il consueto appuntamento con Spazio Certi Diritti abbiamo come ospite Francesca Eugenia Busdraghi, presidente di Azione Trans. Un saluto a Francesca Buonasera. dello staff di Liberi.tv. Ciao Francesca, come va? Tutto Va benissimo. bene? Anche qui tutto bene. Iniziamo col parlare un po' dell'associazione della quale fai parte. L'associazione nasce da una costola della vecchia Crisalide, fondata insieme, l'Azione Trans fu fondata insieme ad Ammirella Izzo, e ci siamo poi, diciamo, concentrate dal 2009 solamente su alcune tematiche che noi riteniamo fondamentali e imprescindibili, cioè il lavoro e le modifiche all'ordinamento, diciamo, legale che abbiamo qua in Italia. Una normativa legale che proprio non va bene, due passaggi in tribunale con le spese a volte insostenibili tra CTU obbligatorie e non obbligatorie, è veramente qualcosa che a noi non va bene. Quindi, È avvilente, tu dici anche per la giustizia che comunque vi rallenta molto nel processo anche di transizione. O dici prima e dopo comunque la questione dell'operazione? ma in alcuni tribunali, in altri no. La questione di giustizia è una questione di costi. L'obbligo di avere un avvocato, pagarlo, andare due volte in tribunale, cioè prima quando ti devono autorizzare l'intervento, poi dopo quando devi cambiare i documenti. E questi costi vanno a gravare su persone che, guarda caso, sono escluse dal mondo del lavoro. Ecco i Sono due temi. escluse. Tu dici che sono escluse, perché sono escluse? Ci fai un esempio pratico, sia prima, insomma, perché io immagino che tu veda tante persone che si rivolgano a voi come associazione per questo motivo. Sì, e purtroppo abbiamo le mani legate e non possiamo neanche aiutare nessuno, perché nessuna istituzione ci dà credito, cioè, o quantomeno, chiacchiere tante, poi stringi stringi anche su proposte molto pratiche, a costo zero, a costo nullo, assolutamente niente. Si va dalle regioni, abbiamo fatto proposte in regione, abbiamo fatto proposte nei comuni, non abbiamo avuto molto ascolto, cioè se si va a parlare di filosofia, se si va a parlare di facciamo, che ne so, il consultorio per l'ascolto, sì, ma noi non vogliamo solamente ascoltare, ascoltare non abbiamo problemi, lo sappiamo fare, aiutare lo sappiamo fare, il problema è che qui ci serve una mano, molto pratica, molto semplice, molto schietta nel trovare soluzioni che possono inserire queste persone, che di fatto sono escluse dal mondo lavorativo, basta presentarsi a fare un colloquio, uno stupido colloquio. So io quello che succede, lo so tutte le volte che vado a cercare lavoro anch'io, o Tu basta dici ti raccontare quello. guardano e ti bocciano in partenza, indipendentemente dalla questione dei documenti, pensi tu? Ma Cioè la assolutamente. questione. Poi i documenti cambiati, ho vinto una causa contro una multinazionale, la Computer Associates, quest'anno, anzi l'anno scorso, mi hanno detto di presentarmi a lavorare il 1° di settembre, al posto di tornare nel posto di lavoro, quindi la scrivania, quindi ricominciare. Mi sono trovata un'altra lettera di licenziamento con la risposta sì, ci faccia causa, faccia lei. Loro giocano sul fatto che comunque l'azienda è loro, quindi in teoria uno non vede una discriminazione, quando in realtà una discriminazione c'è ed è anche grossa. C'è ed è palese, purtroppo la legislazione italiana prevede che sia io a dimostrare con testimonianze, con prove, con elementi. La discriminazione. Si trova a raccontare per come è accaduta, il giudice dice sì, ma io che prove ciò che sia una discriminazione, come faccio a provarlo? Come facciamo a provarlo? In un altro stato, probabilmente in Inghilterra, diciamo, o in Germania o Stati Uniti, una cosa del genere sarebbe costata a questa multinazionale tanti, tanti, tanti soldi di indennizzo. Perché mi fai un esempio specifico? Cioè, differenza qual è tra l'Italia e un paese che sta fuori dall'Italia? Innanzitutto il diritto che è diverso, si parla di paesi, ad esempio Inghilterra e Stati Uniti hanno un diritto anglosassone, è successo per un pilota della British che aveva cambiato sesso, fu licenziata, non solo è stata riammessa in servizio e quindi ha continuato poi dopo a volare, ma hanno pagato una discreta somma di risarcimento.
negli Stati Uniti fosse successa una cosa del genere, proprio in virtù di altre sentenze emesse per altri tipi di discriminazione, si sarebbe parlato nel mio caso di un risarcimento, se non milionario, poco ci mancava. Eppure guarda, mi stai facendo pensare a una cosa molto importante, che comunque è vero che nella legislazione italiana non si garantisce, però c'è la Costituzione che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e dovrebbe essere comunque per tutti, indipendentemente dal sesso, da... Ma infatti il discorso che abbiamo fatto noi, con le proposte che abbiamo fatto noi da sempre, e sono fruibili ovunque praticamente, si trovano i nostri elaborati, che sono stati anche vagliati dall'associazione Certi Diritti, che tutti noi credo che conosciamo qua dentro, sì, e dichiarati poi tra l'altro costituzionali come proposte, e stanno proprio a, non a dare un qualcosa in più alle persone trans, perché le persone trans sono poverine, no, era stabilire un livello di diritto costituzionale che a noi è di fatto, se non sulla carta ma poi in pratica, dato. Io vado a cercare lavoro e la sottoscritta regolarmente è un no. Certo. È un no da quando? Da quando è pubblicamente persona transessuale. Prima questo problema non c'era, chissà perché. Perché non davi, tra virgolette, scandalo, cioè probabilmente non eri te stessa, quindi in quel modo eri veramente mascherata e lì in quel modo ti accettavano probabilmente. In realtà per le consulenze o per una collaborazione o per un contratto poco pro non fanno una visita medica, quindi ecco. Il problema è proprio visivo, cioè io ho una voce che è quella che è, ho un fisico che è quello che è, non potevo pretendere miracoli. E certamente non vado a massacrarmi di chirurgia estetica o di altre cose, sono quella che sono, ho cambiato i documenti, legalmente donna, non capisco dove sia il problema è nella testa degli italiani, è come il rapporto tra noi associazioni e la politica, e non c'è un rapporto, perché se è inutile fare i vasetti, io dico, ho risposto male a una riunione a Palazzo Chigi una volta, anche all'ex ministro Carfagna, e disse: è inutile che facciamo i vasetti, facciamo le riunioni che non portano a niente. Facciamo una proposta, la vogliamo portare in Parlamento, la vogliamo portare come decreto legge, la presentiamo come decreto legge? No, perché tanto è inutile anche se un ministro la porta, poi tanto c'è dopo il Consiglio dei Ministri che ti dice: eh no, io un ministro ti dice no, e quindi è inutile. Delle trans si parla solamente quando scoppiano i casi Marrazzo, ma parliamoci chiaro, su, non giriamo intorno alle favole. Ma poi il cane che si morde la coda, perché a questo punto quando una persona transessuale o comunque una persona che ha subito un intervento, ha affrontato un intervento di transizione per riassegnazione del sesso, vuole trovare lavoro, gli si dice che magari deve fare solo la prostituta, soltanto quello. Quando uno cerca un lavoro tra virgolette normale, non lo può fare perché è discriminato. Sì, ma soprattutto se tu hai un lavoro in un'amministrazione pubblica, fai la transizione, al 99% il lavoro te lo tieni, cioè riesci a tenertelo, nessuno ti manda via. Certo. In alcune aziende private ti tengono, Ferrovie dello Stato è un altro esempio, c'è cioè un altro esempio in Ferrovie dello Stato, anzi un paio di esempi di mia conoscenza, poi ce ne saranno altri che non conosco. Il problema è che quando ti trovi, che lavori per compagnie multinazionali o per piccole compagnie private, per piccole aziende, che ti sbattono fuori, non rientri più. È un assioma, cioè è proprio una. Non esci fuori. Allora a quel punto lì deve intervenire la politica, ma deve intervenire il legislatore, il Parlamento. Chi fa le leggi deve pensare che noi siamo escluse, bisogna metterci in condizione di poter lavorare. Questo non avviene neanche per gli esodati, ci siamo accorti, hanno fatto una regola, adesso facciamo la riforma delle pensioni, non hanno neanche pensato a chi era uscito fuori e lo sapevano tutti, anche i sassi lo sapevano, che c'erano centinaia di migliaia di persone, loro dichiarano 30.000, no? Io qui si parla di oltre 100.000 persone che si troveranno senza pensione, senza stipendio, senza niente, per 10 anni, perché li hanno aumentato poi gli anni lavorativi sotto il sedere. E tu in un incontro pubblico hai detto una cosa fondamentale che secondo me la dice lunga, che è quello che il lavoro è l'unico modo di garantire una dignità alle persone transessuali. Questo vale sia per le persone
genere, ma per le persone transessuali forse ancora di più, perché si vede l'esclusione. Cioè si parla di omofobia, ma alla fin fine transfobia è la stessa cosa. Ci sono due cose che io non ho ben tollerato quando si fanno manifestazioni per il diritto alla prostituzione. La prostituzione molto spesso non è un diritto, ma è un ripiego. Quindi non capisco perché devo andare a fare una manifestazione per il diritto alla prostituzione. Io se devo andare a fare Cagnara lo faccio per un diritto costituzionale a un'attività lavorativa che non sia per forza quella della prostituzione. Perché sulla strada per me è facile andare, cioè è un modo di dire, faccio presto, stasera mi metto calze a rete, tacchi a spillo, tette di fuori, vestita in un certo modo, con i capelli combinati e vado per strada. Facile. No, io voglio andare in ufficio la mattina, voglio andare a lavorare come ho sempre fatto negli anni passati. Francesca, costruire... scusa se ti interrompo, ti voglio fare una domanda che viene dalla chat. Un nostro amico dice, una persona trans che legalmente è donna, può definirsi semplicemente donna e non più trans fregandosi delle apparenze? Io sono a tutti gli effetti sono una donna, legalmente. È chiaro che però riconosco le mie origini, non le rinnego. Io sono una donna, legalmente a tutti gli effetti, mi posso sposare, faccio quel che voglio, non ho problemi. Però sono anche quella che sono. È chiaro che quando vado in un ufficio pubblico, con la voce che ho, e l'impiegato delle poste ti dà il maschile, o quello del comune ti dà del tuo e del maschile, mi rendo conto che c'è, che allora a questo punto è meglio chiamarsi transessuale comunque, o neodonna, quel che cavolo che vi pare, ma sono quella che sono. Sono nata uomo. Non rinnego e non mi vergogno io di essere quella che sono. Sono orgogliosa di essere arrivata a fare quello che ho fatto. Sono orgogliosa. Ma lì è una questione di cafonaggine, secondo me, della persona che ti trovi davanti, di rispetto, perché comunque tu sei donna in ogni caso, cioè indipendentemente dalla voce che puoi avere, è lo stesso fatto che comunque ti trovi di fronte a una persona in carne. Da un punto di vista visivo vi posso garantire che non è così. Non è solo ignoranza, è ti riconosce come travestito, tra virgolette, metto due doppi apici, no? Dalla chat dicono sono stronzi, dalla chat dicono che invece sono stronzi. Scusate che la leggo. Beh, Antonella, a te non pare che ce la voce da uomo, grazie, però tutte le volte che telefono per un consente qualsiasi mi dica signore, oppure se cercano me dicono ma sua moglie non c'è, se guardi che sua moglie sono io. Vabbè dai. I casi della vita. Le cose che vanno sono veramente tante. Bisognerebbe che la politica imparasse ad ascoltare delle istanze, ma il grosso problema sono, lo devo dire, le associazioni che non sono in grado di portare avanti un'istanza pensata. Si va ad urlare, a gridare, a chiedere cose assurde che non servono a niente, quando senza lavoro la gente non va da nessuna parte. Non ti puoi fare una casa, non ti puoi fare una vita, non puoi pensare a fare quella che io chiamo l'integrazione totale. Se si vuole l'integrazione di una persona che ha sofferto, già ti obbligano a fare cose allucinanti con una psicoterapia obbligatoria, quindi ci siamo dimenticati di cos'è la 180-76 basaglia, noi passiamo sopra tante cose, no? Cioè stiamo zitte o zitti e andiamo avanti. Il protocollo ONI che è una bestialità, cioè ti obbligano a fare della psicoterapia, cioè o la fai o non transizioni. Cioè, ma tu dei film in consenso informato, quindi tu accetti, ma tu accetti, io accetto perché sono presa per il collo, quindi non è un consenso informato, ma è un consenso storto, a tutti i valori legali è obbligato. Noi ci passiamo sopra, anche se la battaglia per togliere questa famosa psicoterapia obbligatoria la continueremo, la porteremo ancora avanti. Facciamo silenzio di tante cose, ma il lavoro è tutto. Con il lavoro puoi fare un programma di ricostruzione di una vita. Sia che tu transizioni a 18-20 anni, ma soprattutto lo fai anche un po' più in là. Non dico come me che sono stata una vecchia, mi sono operata a 45 anni, ma vecchia, tra virgolette vecchia. Cioè anziana, scusa che età, adesso siccome già da qualcuno dalla chat ha chiesto di dove sei geograficamente, in quale zona d'Italia vivi? Allora, vivo a Roma. Poi hai detto 45 anni, hai detto quanto? Io ne ho 49 sonati. E dai, te li porti.
Francesca, io credo a nome di tutta la chat che te li porti bene. Cioè, non, mo, adesso dici, vabbò, è una questione genetica, ok, non lo so. Comunque, secondo me, te li porti bene. Io volevo domandarti... Ah, guarda, io ti volevo dire una cosa, volevo farti una domanda. A parte l'Italia, che in questo caso, come diciamo, non fa testo, qual è invece il paese, non lo so, del mondo dove pensi che siano più all'avanguardia in fatto di diritti delle persone trans? Ah, io per quello che conosco io sicuramente c'è, vabbè, ci sono in Thailandia, però io parlo, vediamo di parlare di paesi occidentali, dove, e soprattutto vicino a casa nostra, dove più ci interessa, Germania, dove esiste il Transsexual Act, e sì. Scusate che devo mettere giù il telefono, perché sennò non si vede. Vai, vai, tanto la cosa bella di poter gestire le chiamate tramite Skype e tramite questo mezzo ti rende tranquillamente a casa tua. Germania con il Transsexual Act, non hanno capito. Dai, stavamo dicendo, tu dicevi la Germania, vero? Germania con il Transsexual Act, dove ti danno anche una mano a trovare lavoro. E l'Inghilterra, che però adotta la famosa storia delle quote, le quote, insomma, cioè ti inseriscono a lavorare magari in sottoscala, sottopagata, però il lavoro te lo danno. E qui in Spagna c'è la legislazione che ti cambia i documenti in un certo modo, però da un punto di vista lavorativo assolutamente zero. Direi che i paesi più avanzati sono proprio la Germania e l'Inghilterra, almeno nel blocco europeo. Negli Stati Uniti la situazione non è certamente bella, non è il massimo. Come non lo è in Giappone, come non lo è in tante altre situazioni per il mondo, in tante altre realtà. Discreta la situazione in alcuni casi in Cina, dove purtroppo, bisogna ammetterlo, c'è un governo totalitario dove i diritti umani vengono calpestati dalla mattina alla sera, eppure c'è una situazione che se tu vuoi cambiare, sì. Addirittura l'Iran ti fa operare, poi sei donna, a quel punto lì fai la donna, stai muta, zitta, prendi le legnate, ti posso lapidare, però tu sei donna tutti gli altri. Che stronzata, mamma mia. Beh, è vero, cioè, ragazzi. No, ci credo, purtroppo mi sembrano delle assurdità, ma sono verità. Cioè, tu ci riporti fatti reali, uno rimane allibito. Intanto che in Parlamento abbiamo un Giovanardi che spara sul costino in due parolacce, delle cazzate mostruose dalla mattina alla sera. Da quell'orifizio che lui chiama bocca, ma che io chiamo qualcos'altro. Siamo d'accordo, guarda, pienamente. Non è possibile. Quando c'è un Casini che fa il santuomo, che porca miseria, ha avuto 12 figli con 14 donne differenti e convive, c'ha quello, corna, sottocorna. Ma noi ci prendiamo in giro, la Sacra Famiglia del Mulino Bianco, ma cos'è? La Sacra Famiglia Unita, facciamo la mafia delle famiglie unite, facciamo... Questo è un paese dominato da un clero che è predominante, è un paese dove i politici pendono alla bocca dei prelati che parlano, la CEI parla, il politico risponde, la trans parla, lei si becca un calcio in bocca, in mezzo ai denti, gli fanno saltare le torturazioni che ha. Non siamo un paese civile, noi non siamo un paese civile, abbiamo una legge che ci consente di cambiare, bellissima legge dell'82, tra l'altro vecchia, ma all'epoca era molto all'avanguardia, non c'era né Germania, certo, né Inghilterra, né Francia, niente. Nessuno aveva una legge come la nostra, siamo rimasti là, non abbiamo fatto niente. Sì, ti fai cambiare sesso e poi l'abbandoni la persona. La abbandoni completamente, la lasci all'udito del pubblico, che pubblico fomentato da che cosa? Da battutine in televisione, negli show, da politici che chiamano i transessuali, no? Le trans, per quello che riguarda le donne e gli uomini che diventano donne, i trans saranno le donne che diventano uomini. Cioè, siamo nel 2011, 2012, 2013, io arriverò al 2050, non ci arriverò perché morirò prima, ma se arriviamo al 2050 in Italia saremo ancora qua. Saremo ancora qua a discutere, fin tanto che non verranno fatte proposte organiche da parte di certi politici che chiacchierano tanto ma risolvono poco. Bisogna coagulare questo marasma che c'è, ridurlo a un qualcosa di efficace. Il primo problema è quello del lavoro. Dopo si affronta il problema, il cambio documenti sì, senza intervento, no, senza intervento. Quelli sono tutti vasetti che non servono a niente. Un documento cambiato senza lavoro non mi dà nulla. Io oggi, se avessi i documenti da Francesco, ma potessi andare a lavorare come facevo prima, starei sicuramente meglio.
per pagare Sì, le però bollette. io credo che sia anche un po' come dicevi prima, un po' come i media fanno vedere le cose. È un po' come quando fanno un servizio sulla prostituzione e beccano, cioè, beccano la prostituta lì sulla No, strada, no, non sulle c'è solo quello. trans. Non c'è solo quello, c'è di peggio. Quando un giornale autorevole come ex giornale di Milano, cioè il giornale di Milano, ex giornale che era diretto da Indro Montanelli, ti Sì. mette i trans e come fotografia cosa ci mette? Due drag queen che non c'entra niente con le persone transessuali. Io vado in giro con le piume di struzzo e vado col... Ma non mi sembra. Sembra però. Non mi No, ma sembra. quello è appunto una questione, ti ripeto, è una questione secondo me di costume e del fatto che Quando comunque non sanno. la Barbara D'Urso mi usa per tutto il periodo Marrazzo, la feccia mi porta quella che dichiara di fare uso di droga se è orgogliosa, quell'altra che si presenta col cicciobello in braccio e fanno le macchiette per fare audience, a me mi viene il Sì, diciamo. voltastomaco. Mi viene il voltastomaco. Uno, perché quelle dementi si fanno usare. Ma due, perché una come Barbara D'Urso dovrebbe essere buttata fuori dalla televisione. Beh, ma quello è ribadisco, quello è un affrontare un tema solo dal punto di vista o troppo goliardico o troppo pietistico, perché magari cercano di trovare anche il caso della ragazza. Sto rinunciando, sto rifiutando interviste e altre cose perché c'è parlaci della tua storia. No, la mia storia è stata abbondantemente raccontata in passato. Se volete parlare, si parla di diritti. Non parliamo di diritti e allora non lo voglio riparlare. Perché il problema No, no, no. oggi è ristabilire un equilibrio che manca. La persona transessuale è rimasta esclusa dal mondo del lavoro, dalla società, e quindi non sarà mai considerata fin tanto che un diritto costituzionale ha dimostrato che ti consente di avere buco casa, vivere dignitosamente, fare il proprio programma, avere magari un modo di, con sacrifici, risparmiarsi dei soldi e andarsene anche una volta l'anno in vacanza, come tutte le sante persone di questo paese. Io sono cittadina italiana, ma da un punto di vista pratico io non sono nessuno. Tu per la legge in un certo senso neanche tu esisti, perché d'altro canto se non ti si dà un lavoro non ti permettono di vivere. Quello Esatto. è il senso un po' della tua protesta. E io adesso ti faccio una domanda, quale sarebbe quindi per te una legge urgente da approvare in Parlamento? La legge più urgente è quella di quello che avevamo fatto noi come proposta, che era un incentivo molto stupido. Assumi una persona che è di difficile inserimento sociale, come la persona transessuale che si è operata, quella che non è operata e compagnia. Molto bene. Ti do una defiscalizzazione, se hai il coraggio di assumerla, di farla lavorare per quelle che sono le sue capacità, quindi alle sue capacità, non il lavoro sottopagato nella sottoscala, attenzione, per Sì, 3 anni beh, paghi chiaro. la metà degli oneri riflessi. Sarebbe una proposta molto semplice, visto che loro parlano tanto di sicurezza, di distruggere l'indotto che porta alla prostituzione col giro di malavita che ci gira intorno, e perché non lo fanno? Anziché mandare per strada, le mandiamo a lavorare. Così facciamo contenti anche certe frange un po' estremistiche. Io sono una liberale, non sono una persona dell'estrema sinistra, sono proprio una liberale, liberale nel vero senso della parola, quello che una volta era nell'Ottocento il Partito Liberale, che non esiste più, non c'è più. No, io sono una liberale, in fondo sono una liberale, una persona molto libertaria. Perché non togliamo? Ma volete parlare di sicurezza? Allora cominciamo a ripulire le strade come si ripuliscono? Anziché far uscire fuori dal centro del San Camillo Sight, o dal centro del MIT, o dal Disen di Genova, o da tutti gli altri centri di sanità, queste qua, una volta che poi le mandi a farsi operare, non trovano lavoro e continuano a battere, oppure non si operano perché poi non possono più lavorare come lavoratrici del sesso, perché se non c'hai quella cosa là sotto non sei di interesse commerciale. Allora a quel punto lì che facciamo? Vogliamo continuare a rovinare la vita delle persone? La mia domanda è questa. Francesca, dalla chat c'è Antonella che domanda, dice quote? Ma voglio chiedere a Francesca.
Non è una ghettizzazione questa? No, 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 non è una quota, non è una quota. Io non sto parlando di quote. Dovete prendere una persona, cioè, che ne so, il 3% di persone transessuali devono essere... No, 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 assolutamente. Io vado a fare un colloquio, sono una persona di difficile inserimento lavorativo, è un problema assumere una persona come me, quindi io come imprenditore mi assumo un problema da gestire all'interno dell'azienda. Sì. Quindi facendomi carico di un problema sociale, io ho 3 anni di defiscalizzazione, finisce lì, non c'è una quota. Poi posso essere licenziata, posso anche non è, però con gli altri 3 anni di defiscalizzazione come imprenditore, se la tengo a lavorare, quindi con 3 anni tu hai comunque un rapporto diciamo, di lavoro da tempo indeterminato, certo. Quindi se la vuoi licenziare, devi licenziare con la giusta causa, con la motivazione, vabbè che oggi l'articolo 18 ce lo siamo giocato, vabbè, lasciamo perdere. Quindi niente quote. Io posso scegliere anche di non prenderti malgrado la defiscalizzazione. Però sarebbe un grosso passo, molto semplice e poco costoso. E darebbe un buon segnale. Francesca, c'è Antonella che comunque ribatte. Dice, perché se è donna per me è donna stop. Lei dice che comunque non ci dovrebbe essere... Cioè, ma si parla però, probabilmente Antonella, si parla di una discriminazione latente, secondo me. Cioè, un po' come no, va quando va una persona... Non voglio né essere di difficile inserimento, la signora Francesca Eugenia Busdelli si presenta con degli ottimi tailleur che erano stati acquistati tempo fa, si veste, a parte stasera che sono molto in déshabillé, si veste in maniera molto formale, sa camminare, sa parlare, parlo più di una lingua, vado a farmi il mio colloquio facendo esattamente quello che facevo quando ero uomo, né più né meno. Quindi... con la stessa preparazione, compagnia, non voglio né essere discriminata né voglio fare la discriminata. Io sono discriminata ed è un fatto, ma non io come Francesco Genia, io come persona transessuale o quantomeno neodonna o donna oggi, però nata uomo, sono riconoscibile, non c'è niente da fare. Miracoli non li fa nessuno. Sono alto 1,82 m. Ho due spalle che sembrano quelle di un muratore, ho due mani che sembrano quelle di un metalmeccanico di Voghera, ma stiamo scherzando. Beh, scusa, sei una modella, c'hai le misure di una modella, vabbè, a parte le mani, però l'altezza è quella di una modella di adesso, cioè sono tutti 1,80 ormai le modelle. E 45 poi magari io non so, però ti ripeto, guarda, adesso dico una cattiveria nei confronti di certi datori di lavoro, ma secondo me molti datori di lavoro non vogliono la tua professionalità, vorrebbero probabilmente altro, molti secondo me aspettano altro. Dici di no? No, io sempre conosco il mondo imprenditoriale perché ero un manager, quindi so come ragiona una persona là dentro. È una questione di, secondo loro, di immagine. L'immagine della persona transessuale è sconveniente, perché comunque viene dipinta in un certo modo. Quindi l'imprenditore non ti prende, il manager non ti prende, ti fanno la guerra come hanno fatto a me, licenziata senza neanche entrare dentro, perché sono quella che sono. Non ci sono altre scuse, perché è la prima volta che quell'azienda fa una mossa del genere. È proprio tirata oltre il limite, sanno che andranno a perdere, e mi hanno poi offerto dei soldi per dire così tu rinunci a tutto e ti levi dalle scatole. E ho detto no, io vado fino in fondo e mi faccio altri 3 anni di causa, chi se ne frega. Tanto. Francesca, c'è un'altra persona della chat, sta infuocando la chat. Allora ti domandano questo, ti dicono: perché insiste a vivere un passato che non è più nella sua disponibilità? Cioè, magari vuoi fare lo stesso lavoro che facevi prima, però è anche logico, perché d'altro canto sei quello per cui hai studiato, perché... Beh, io ho 20 anni di professionalità, non posso fare un altro mestiere, che cosa vado a fare? Cioè, io quello so fare. Io sono 50 anni, non posso riciclare così dalla mattina, poi che cosa vado a fare? Apro un negozietto con quali soldi? Sei donna, vuoi fare la casalinga, fai come fanno tanti, fai la casalinga, né? Vogliono che magari la donna faccia la casalinga. La casalinga, io la sto facendo da quasi 2 anni. Obbligata, però. Mi sono anche un po' scocciata, perché io so fare altro. So fare ben altro, io producevo denaro, producevo... ricchezza, perché comunque nei progetti dove lavoravo io c'era gente che veniva chiamata esterna a lavorare. Ho gestito i progetti sempre in maniera ottimale e l'ho portato a compimento con soddisfazione ai clienti. Quindi perché non voglio fare? No, la casalinga non fa per me, mica ci devo avere per forza la vocazione della femmina
remissiva. Io sono una femmina invece che è dominante e vuole tornare a essere una persona che lavora, avere la sua indipendenza, avere la sua margine decisionale, la sua dignità di persona. Io la dignità della persona la misuro in base a quanto riesce a essere autonoma nella vita. Perché se domani muore, facciamo le forme, che miseria, mio marito, cioè mio compagno, ma io di che cosa campo? Non lo so mica, sai. Certo. Non No, scherziamo. ma d'accordissimo su questo. Francesca, io a questo punto, siccome il nostro tempo è terminato, a parte che ti invito di nuovo, guarda, tu mi devi fare una promessa qua davanti a tutti, dove vieni almeno un'altra volta, ma non, anzi, no, un'altra volta è poco perché io ti devo chiedere tante altre cose sul mondo, sull'associazione, perché tu sei una persona che è un vulcano. E, lo voglio dire, noi qualche pomeriggio fa abbiamo parlato per più di un'ora. Molti infatti dicono sì, richiamala perché comunque hai molto da dire. Quindi io per il momento ti ringrazio a nome di Spazio Certi Diritti e a nome di No, Liberi. grazie a tutti voi, grazie Vorrei che dicessi dove possono comunque trovarti nel testo dell'associazione di cui fai parte, che Azione Trans, i recapiti, se vuoi darli tu adesso. a tutti voi. I recapiti sono sul sito di Azione Trans, ci sono il mio numero di telefono, c'è la mia email, oppure se vogliono aggiungermi su Skype e farmi domande dirette cattive che mi possono picchiare, io sono Damanera 181. Perfetto. Ringraziamo Francesca e Eugenia Brusdaghi, presidente di Azione Trans, e niente, io ridò la linea a Donato per la regia e grazie ancora Francesca di essere stata nostra ospite. Buonasera a tutti!